Mar Rosso, il presidente del ICS Emanuele Grimaldi a Porta, situazione esplosiva, polizze e noli marittimi quintuplicati, stop all'escalation, in campo le diplomazie. Banca Italia, il governatore Fabio Panetta positivo sull'inflazione, da noi ormai è sotto il 2% e rimarrà così per 3 anni, il PIL quest'anno sfiorerà l'1%. Giustizia, il ministro Nordio alla Camera, la lentezza dei processi costa 2 punti del PIL. Nodo intercettazioni, bisogna razionalizzare le spese. Telecomunicazioni, il governo ha autorizzato la vendita della rete TIM al fondo statunitense KKR. Previste prescrizioni e controlli sugli asset strategici connessi. Turismo, positivo il bilancio del 2023, registrate 445 milioni di presenze. La spesa media cresce dell'8%. Il ministro Santanchè, ora puntiamo alla destagionalizzazione.